La negoziazione interculturale focus su Cina e Giappone. Questo è il titolo del convegno promosso e organizzato dal gruppo di lavoro Internazionalizzazione dei giovani imprenditori dell'Unione Industriale di Napoli, coordinato dal consigliere Gioia De Simone. All'incontro hanno partecipato esponenti del mondo universitario e imprenditori che hanno condiviso le esperienze delle loro aziende nei mercati asiatici. Un po' in continuità anche con quello che è stato il 32esimo convegno dei giovani a Capri, dove il titolo era l'Italia nel mondo e il mondo in Italia, continuiamo a parlare di internazionalizzazione. Internazionalizzazione perché oggi abbiamo due grandi gruppi di imprese in Italia, quelle che soffrono col mercato interno e quelle che invece riescono a esportare i propri prodotti e a crescere in maniera sana. Per cui l'approfondimento dei temi relativi all'internazionalizzazione restano insomma un tema troppo importante per noi giovani e continueremo quindi ad approfondire. E questo è il mio primo evento pubblico nell'ambito del mio incarico sull'internazionalizzazione. E il perché della scelta di Cina e Giappone è che sono due paesi assolutamente importanti. Cina ha un potere d'acquisto sterminato e la scelta del consumatore medio cinese si ripercuote comunque direttamente o indirettamente sulle nostre vite. E il Giappone perché, pur essendo molto più piccolo, in realtà le sue abitudini, il suo comportamento d'acquisto fa sì che trovare un cliente o un partner giapponese sia una vera fortuna. Quindi ci siamo concentrati su questo tema. È una storia che comincia negli anni 80 del secolo scorso, quando come presidente dell'Associazione Nazionale Italiani guidai una delegazione di imprenditori in Giappone, per poi passare ai giorni nostri con l'esperienza della mia azienda Armont & Blaine in Cina, un'esperienza molto interessante che nasce nel 2007, trova delle difficoltà nel 2012 che portano alla chiusura di 12 boutique per l'usurpazione dei diritti sul marchio e successivamente all'ottenimento di una sentenza da parte della magistratura cinese, cosa molto 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 difficile, ne parleremo con l'ambasciatore oggi, e siamo riusciti a ritornare in possesso del nostro marchio e oggi riprendiamo questa strada. Che dire, è un mondo affascinante del quale vanno conosciute delle regole di comportamenti. Il nostro modo di agire spesso e volentieri non si confà con le abitudini cinesi, che hanno come obiettivo primario non quello di concludere un affare, ma quello di costruire delle relazioni durature nel tempo. La maggiore crescita è oggi sicuramente in quell'area, quindi l'area asiatica, che pone grandi opportunità già da tempo e in tempo non sospetto aveva già le caratteristiche per diventare leader del mondo dei mercati e dei potenziali mercati. Perché credo che oggi bisogna distinguere quello che è attualità e quello che potrà essere il futuro per il Made in Italy, il futuro per l'approccio delle imprese di piccole e di grandi dimensioni allo stesso modo a un mercato estremamente interessante. E uno dei paesi dove abbiamo iniziato ad esportare è stato il Giappone, successivamente la Cina. Sembra difficile esportare la pasta dove sono abituati a mangiare riso piuttosto che spaghetti, se così li vogliamo chiamare, molto sottili e fatti di riso. Ci siamo riusciti, noi cerchiamo sempre di insegnare a cucinare la nostra famosa dieta mediterranea prima di esportare, perché mandare lì un pacchetto di pasta sembra facile, ma insegnare loro la cultura del mangiar bene non è sicuramente una cosa semplice. Quindi il nostro motto è quello prima di evangelizzare i nostri clienti in tutto il mondo e poi dopo sederci tutti a tavola per un fumante piatto di pasta. Noi siamo un'azienda che lavoriamo nella sezione metalmeccanica in campo ferroviario e abbiamo avuto dei progetti sia per quanto riguarda la Cina, che è una collaborazione ancora oggi tuttora continua con il gruppo Hitachi, che è ovviamente di origine giapponese. Il mercato asiatico paradossalmente è molto più flessibile di quello che si possa immaginare rispetto al mercato italiano e europeo. Ovviamente le lungaggini degli accordi sono proporzionate anche alle distanze che ci sono tra i due paesi, però posso assicurare che
che ci si possono fare tranquillamente degli affari e c'è una collaborazione, almeno per quanto ci riguarda, da quasi 20 anni. La italiana Confetti Maestris, che è ormai leader in Italia per quanto riguarda il mondo del confettato nel settore wedding. Ringrazio Gioia De Simone e il presidente Vittorio Ciotola per avermi invitato a partecipare a questo convegno, e porterò la mia testimonianza su quanto sia appetibile in questo momento tutti i mercati orientali. Quindi, per quanto riguarda quello giapponese e quello cinese, dove noi già abbiamo diverse esperienze, soprattutto nell'ambito dell'export, e ci puntiamo forte per il futuro in queste nazioni, in questi nuovi mercati che sono in enorme crescita.